sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,29% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.035,21 punti, in calo dell'1,46%. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un meno 2,23% e chiude la seduta a 25.985,5 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 13.201,8 punti. Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri eurolistini. Si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell'1,25%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,78%, vendite su Parigi, che registra un ribasso dell'1,19%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di meno 2,56%. Ribasso scomposto per Banca Finnat, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti. In Francia, il valore della produzione industriale è 1,6%. In Giappone, annunciato il tasso di disoccupazione, pari a 2,8%. Stamattina saranno diffusi il dato sulle vendite al dettaglio dell'Unione Europea e il dato sul PIL dall'Italia,